Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi, ha dato l'allarme sui social per una brutta situazione che ha rischiato di coinvolgere i concorrenti del reality. In Honduras, dove si trovano i naufraghi, le condizioni climatiche sono mutevoli, per cui possono verificarsi all'improvviso dei forti acquazzoni. Come raccontato da Alvin sui social, al momento, la situazione non sarebbe buona, soprattutto a Caio. Ovviamente, la produzione del programma è pronta ad ogni evenienza, memore anche delle edizioni precedenti. Ciò che più importa è che, in presenza di condizioni climatiche avverse, i naufraghi e la squadra di lavoro siano messi in salvo. Tuttavia, le parole di Alvin hanno destato un po' di preoccupazione. A Kaiopu, dove c'è l'atollo di Kaiopu Kokkinos, dove ci sono tutte le isole, la situazione è ancora peggio, ha esordito l'inviato dell'Isola dei Famosi. Va precisato che i concorrenti non si trovano tutti nel medesimo luogo, bensì in due isole diverse, in quanto, da un lato, abbiamo i naufraghi che giocano come concorrenti singoli, dall'altro, chi gioca in coppia, come Floriana Secondi ed Antonio Zecchila. Alvin che, oltre a svolgere il ruolo di inviato, veglia anche sull'incolumità dei concorrenti, non ha esitato a dare l'allarme. Alvin, allarme su social per una forte tempesta in Honduras, ecco come stanno i naufraghi. Alvin, dopo aver descritto la difficile situazione in Honduras, ha dichiarato: "Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo. Con la pioggia ai Caraibi la vita diventa più complicata." Alvin non ha specificato se la produzione abbia deciso di formare un solo gruppo, riunendo tutti i naufraghi, o se abbia optato per mantenere la separazione dei concorrenti. Isola dei Famosi maltempo. Nonostante l'esordio preoccupante ed il fatto che le condizioni climatiche siano ancora avverse in Honduras, Alvin ha tranquillizzato il popolo del web ed i familiari dei concorrenti sulle loro condizioni di salute. Ciò che importa, al di là del gioco e delle sue regole, è che la permanenza in Honduras possa essere un'esperienza sicura e positiva per tutti. Ecco perché è stata garantita anche la presenza di Alvin come inviato e portavoce. Sicuramente, nella prossima puntata del reality, Ilary Blasi chiederà aggiornamenti e delucidazioni ad Alvin sulla situazione dei concorrenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.